245 precari dell'ASP da circa 20 anni aspettano la stabilizzazione. Questa mattina il direttore generale Iacono ha detto che la normativa è complicata, che farà di tutto assieme all'assessore regionale per riuscire a risolvere questa situazione, ma ancora non c'è nulla di certo. Allora, noi da premettere che a giugno abbiamo ricevuto l'informazione, dopo ovviamente si è attuata una delibera di natura programmatica che prevedeva appunto l'attuazione della stabilizzazione. Ovviamente poi ci sono state delle complicazioni che conosciamo in parte, però non siamo stati informati personalmente. Sappiamo che c'è una circolare che è stata diramata all'assessorato, la quale ci dice esplicitamente che per attivare la stabilizzazione occorre rifarsi un protocollo d'intesa del 2011, insomma ci sono una serie di sfaccettature che andrebbero un pochino, come si suol dire, un po' visionate, attenzionate e poi nello stesso tempo riviste per vedere insomma la stabilizzazione come può avvenire qui dentro, perché noi abbiamo una situazione tale per cui nell'arco di esattamente 11 anni, cioè praticamente da quando si può stabilizzare al 2005, non è mai stato stabilizzato un precario. Vorremmo capire, dato che siamo addirittura d'arrivo e vediamo anche i tempi che corrono che la situazione si fa sempre più difficile, vorremmo capire per quale motivo questo assessorato, questa amministrazione non si muova in tal senso e non dica: guardate, ci sono delle situazioni tali per cui non possiamo stabilizzare, però sappiate anche che abbiamo la possibilità, dicevo, con il DPCM del 2015 di portare avanti il discorso della categoria A e B e quindi comunque dare una prosecuzione a quella che era la delibera di natura programmatica che lo prevedeva. Vorremmo capire perché non si può fare, io ovviamente ne sto parlando, però capire anche dalle loro parole il motivo per cui non si può andare avanti con quella delibera. Sì, altre ASPE hanno delle situazioni diciamo più agevoli rispetto a noi, perché hanno delle graduatorie da cui attingere, di conseguenza hanno un percorso più fluido. Noi purtroppo queste graduatorie non le abbiamo e di conseguenza non riusciamo a disingagliarci da questa che è praticamente una... 240 precari che comunque svolgete tantissime mansioni, ricordiamo quali sono. Sì, noi comunque siamo degli uffici amministrativi, facciamo molto front office pure, quindi siamo negli uffici CUP piuttosto che negli uffici di back office, quindi provveditorato, economato, patrimonio, servizio economico e finanziario, personale, insomma tutta una serie di uffici dove tra l'altro c'è molta densità di precariato. All'ufficio tecnico sono solo esclusivamente precari? Comunque noi lavoriamo, quindi siamo un po' stanchi. Vorremmo chiarezza, perché ogni amministrazione che si è succeduta ha fatto delle promesse e queste promesse non sono state mantenute, sono andati via e noi siamo rimasti così. Ci mettono timore e paura per il rinnovo, ma non è il rinnovo che noi vogliamo, lo sappiamo che il rinnovo la regione ce lo dà, noi vogliamo essere assunti, vogliamo entrare dentro, mantenere entro le stesse ore, così non rubiamo soldi a nessuno. Solo questo. Volete solo certezza? Sì, certezza. Anche perché voglio dire, 20 anni sono 20 anni. Io sto andando a fare 50 anni. Cioè, vorrei dire, ci vuole anche un po' di umanità, giusto? E di dignità, ok?